Amici di TV Luna, un cordiale saluto, buonasera, bentrovati al consueto appuntamento con Tifosi dalla Luna. Il Napoli è in ritiro al secondo giorno e naturalmente noi siamo qui per raccontarvi subito quello che accade in casa Napoli, qui in ritiro. Ed è per questo che mi collego subito col campo di Carciato, dove si sta tenendo ancora la seduta di allenamento, con Carlo Iacono. A te la linea, Carlo, buonasera. Ciao Angelo, buonasera a tutti gli amici che ci stanno seguendo da casa. In questo momento starai vedendo quelle che sono le immagini della partitella che si sta svolgendo alle mie spalle. Stanno giocando due squadre, una da 8, un'altra da 7, pettorine gialle e pettorine blu. Ti dico subito le formazioni per chi ci segue da casa. In giallo c'è Marfella, Fonoruscio, Mario Rui, Zietacca, Gaetano, Petagna e Mario Rui. In blu invece Contini, Zanoli, Costanzo, Quarascele, Ambrosino, Lozano, Fabio e Zerbin. Ecco, immagini che arrivano in diretta dal campo di Carciato, dove c'è stata una doppia seduta di allenamento. Ricordiamo che Olivera lavora ancora a parte in palestra, non è ancora, diciamo così, operativo in campo, vero Carlo? Sì, no, non è operativo ancora Oliveira, però ti posso dire che stamattina ha tolto la fasciatura, quella che aveva al ginocchio, quindi sta migliorando. Sappiamo che questi giorni di allenamento per lui sono precauzionali, ovvero si vuole limitare il danno che ha subito in nazionale, non è nulla di che, però è una distorsione che va curata, e infatti ieri aveva il ghiaccio. Tra l'altro Oliveira oggi è stato uno dei giocatori che ha firmato gli autografi insieme a Gaetano, e c'è stato un vero e proprio bagno di folla per la sua firmacopie. Ecco, a proposito di bagno di folla, continuiamo a vedere sempre le immagini lì dal campo. Il bagno di folla, c'è stato anche un grande apprezzamento, mi sembra di capire, per Kvaratskhelia. C'è stato addirittura alcune ovazioni dagli spalti. Insomma, è un calciatore che già si sta facendo apprezzare. Sì, tantissimo. Diciamo che il Giorgiano è il nuovo punto cardine dei tifosi, no? Si affidano a lui e lo vedono come il prescelto, quello che può far dimenticare in qualche modo le gesta di Mertens e Insigne. Tra l'altro c'è stato un video molto simpatico stamattina di Kvaratskhelia, perché ha provato a spiegare la pronuncia del suo cognome, e poi in inglese naturalmente ha lasciato intendere ai tifosi: chiamatemi Kvara, così non c'è problema. Quara, chiamatemi Quara. E beh, insomma, è un bel appellativo che sicuramente se troverà riscontro sarà molto facile da pronunciare. C'è stato, diciamo così, anche un colloquio tra Giuntoli e Spalletti molto a lungo, sottolineato anche dai siti stamattina, Carlo. Sì, no, il colloquio tra Spalletti e Giuntoli è andato in scena questo pomeriggio, non stamattina. Ecco il gol intanto. Bello. È stato un gol, sì. Dicevi? Di Petagna. No, dicevo che il colloquio è andato in scena oggi pomeriggio, non stamattina, tra Spalletti e Giuntoli. È vero, è stato molto lungo, è stato molto anche agitato. E sicuramente il tema era importante. Sì, gol di Petagna e poi naturalmente la replica. Insomma, chiaramente è un campo ridotto e si segna facilmente. I tifosi naturalmente sottolineano con un boato anche la marcatura. Io ricordo che c'è la possibilità di andare in diretta con noi formulando il 393 14 14 3, e da oggi diamo voce anche ai vostri messaggi. Qui c'è un tablet, come vedete, su questo tablet arriveranno i messaggi e io li leggerò in diretta, facendo anche delle domande anche ai nostri telespettatori. Andrei sempre al campo in questo momento, privilegierei il campo, perché non è solito, insomma, che c'è una partitella così concisa, per cui possiamo vedere anche le immagini dei calciatori, appunto, che la stanno disputando. C'è un sole fantastico anche oggi, una bella giornata, non fa particolarmente caldo, siamo sui 24 gradi, temperatura ideale per allenarsi. Naturalmente al sole la temperatura aumenta un po', però di sera poi si rinfresca. Carlo, c'è attesa per l'arrivo del presidente. Sì, c'è attesa per l'arrivo del presidente. Intanto è arrivato Lobotka, ti posso dire che sì. Prima l'abbiamo visto entrare in campo, c'è stato un grande boato dei tifosi, e poi sì, il presidente arriverà tra martedì e mercoledì, e saranno giorni importanti, perché
C'è stato un altro gol intanto alle mie spalle. E tu ti puoi girare anche a favore del campo, lo possiamo anche commentare, perché adesso noi vediamo solo le Quarascheglia. Quarascheglia. Ha segnato Quarascheglia, sì. Sì. Ti stavo raccontando dell'arrivo di De Laurentiis, che sarà importante perché avrà quei colloqui, no, di cui parlavamo nei giorni scorsi, con i giocatori che riguardano casi spinosi, ovvero Fabian, Koulibaly, Politano, lo stesso Demme. Adesso però bisogna capire, anche comunque dopo la chiacchierata tra Spalletti e Giuntoli, se è cambiato qualcosa in tema mercato. Sì, naturalmente questi poi saranno temi che sicuramente la prossima settimana saranno definiti, perché è vero che la campagna di trasferimenti prosegue, però come sappiamo inizia pure un campionato e quindi naturalmente il tecnico Spalletti vorrebbe avere almeno per la fase di classificazione tutti i calciatori. Che è successo? Un bellissimo gol? Un gol bellissimo di Zerbin, che ha seduto il suo diretto avversario con una finta di tiro, è rientrato sul sinistro e l'ha piazzata, bellissimo. Sì, naturalmente il live che stiamo proponendo è un live che permette ai tifosi anche di cominciare a capire. A proposito di Zerbin, ne ha parlato bene, no? Il tecnico Spalletti ieri, Carlo. Sì, è il ragazzo su cui secondo me può puntare di più, perché almeno dalle parole spese ha parlato di Zerbino come un giocatore utile da schierare a sinistra ma anche a destra, quindi è come se già lo sta immaginando nella squadra del prossimo anno. Adesso lo sta già immaginando. Bene, allora io resto ancora sulle immagini un po' di questa partitina, anche perché non è sempre il Napoli permette la ripresa diretta delle immagini degli allenamenti, lo ha consentito ieri, lo ha consentito oggi, difficilmente lo ci sarà la possibilità di farlo domani. Quindi restiamo anche sulle immagini degli allenamenti. Naturalmente Carlo, poi se tu hai degli ospiti accanto. Sì, ce l'ho. Ah, ecco, allora lo voglio presentare. Sì, prego. È un volto non nuovo per TV Luna, perché il nostro grande amico di Campania Like, Michele Chianese. Buon pomeriggio a tutti, ciao direttore, buon pomeriggio a te e soprattutto a tutti i tifosi del Napoli sintonizzati attraverso TV Luna con quello che è un clima spettacolare, perché ci sono tanti bambini qui in tribuna che applaudono le gesta degli azzurri in campo e sembra davvero una partita a tutti gli effetti, Carlo. Sì, è vero, per quello che è l'entusiasmo dei tifosi, ma anche per quelli che sono i gesti tecnici, no Michele? Sì, gesti tecnici, abbiamo visto gran belle giocate, l'ultima in ordine di tempo da parte di Zerbin, forse si sentono anche gli applausi dei tantissimi tifosi presenti all'interno del campo di Carciato. Spalletti, non so se lo vedo sconsolato, se lo vedo un po' giù di morale, non so cosa sta pensando, perché è lì che calcia il pallone. Se lo porta avanti mentre cammina, forse è il risultato di quella chiacchierata che abbiamo visto durante la sessione di allenamento di qualche minuto fa con Cristiano Giuntoli. Sì, perché Angelo, tu devi sapere, ti racconto un aneddoto, adesso qui non è che vogliamo darci delle arie, ma io e Michele eravamo in diretta su Campania Like seguendo l'allenamento e siamo stati, credo, i primi a beccare Giuntoli e Spalletti a parlare e a commentarlo anche ironicamente, no Michele? Perché pensavamo che durasse davvero qualche minuto questa chiacchierata, qualche istante, invece no, è durato un bel po' di tempo, forse anche 10 minuti, e il fatto è che poi abbiamo seguito Cristiano Giuntoli dopo la chiacchierata con mister Spalletti e il direttore del Napoli, l'abbiamo visto impegnato in una telefonata e si è fatto non so quante volte avanti e indietro il campo di Carciato. Chissà con chi stava parlando, direttore, noi abbiamo fatto una sorta di fanta telefonata, chi diceva con Ramadani, chi diceva con il presidente De Laurentiis, chi diceva addirittura con i procuratori di tanti calciatori. Abbiamo detto Ramadani, che è il procuratore di Koulibaly, ma magari forse con qualche procuratore spagnolo, chissà. Mancava solo forse un microfono direzionale, no Carlo? Sì, mancava un microfono direzionale, ma mancava stare più vicini, perché loro si sono anche un po' nascosti, no? Si sono messi alle spalle dei cartelloni dietro al campo, dall'altra parte, quella lontana dalla tribuna, quindi era davvero impossibile intercettarli.
e abbiamo provato un po' ad andare a braccio, perché poi tu non hai visto forse le reazioni di Spalletti dopo il colloquio, e lui è uscito da questo colloquio guardando a terra, calciando l'erba, si è appoggiato al palo, proprio distrutto. È un uomo distrutto, però direttore non so davvero, e non sappiamo davvero il motivo di questa telefonata. Possiamo dire che dopo questa chiacchierata che hanno avuto il mister e il direttore, Luciano Spalletti non era particolarmente felice, l'abbiamo visto anche appoggiato all'interno della porta messa lì a centrocampo prima della partitella. Boh, chissà, direttore, sta a te adesso capire con chi ha parlato Giuntoli e che cosa si sono detti Giuntoli e Spalletti. Beh, non abbiamo, diciamo così, questa confidenza con Giuntoli che ci racconta le sue telefonate, però capiremo nei prossimi giorni, nelle prossime ore, insomma, quali saranno le cose più importanti, perché poi uno a telefono può parlare con tante persone, può parlare con la moglie, con la figlia, con una ipotetica fidanzata, e può parlare poi anche naturalmente con qualche procuratore, con qualche presidente. Però di certo ci aspettiamo che Giuntoli sia un po' più foriero di notizie rispetto ai dinieghi di ieri, per esempio su De Lufeu. Ne parlavamo con Carlo ieri sera in televisione, in trasmissione, io sono rimasto insomma stupito, perché se è il procuratore ci sono contatti, De Lufeu vuole venire a Napoli, c'è l'accordo col calciatore, il calciatore conferma, e invece Giuntoli dice non c'è niente. Allora o non vuole creare attese o non vuole rivelare qualche strategia che ha in testa. Vabbè, comunque io adesso innanzitutto voglio salutare nonna Carmela, seguendo tanti cari saluti da Napoli, e poi vorrei mandare, visto che c'è un momento di fermo di partitella, un'intervista che stamattina Carlo è riuscito a realizzare al campo. Carlo, ce ne vuoi parlare tu? Sì, abbiamo intercettato Edo De Laurentiis a fine dell'allenamento, del primo allenamento giornaliero. Lui è venuto qui per firmare delle autografi ai tifosi, e tutti i cameraman, tutti i colleghi ci siamo avvicinati per strappargli qualcosa, ed effettivamente qualcosa gli abbiamo strappato, perché poi sono state ripetute soprattutto gli argomenti trattati con Giuntoli ieri, e lui ha dato chiavi di letture diverse, soprattutto su un nome in particolare, ma andiamolo a vedere. Sì, vediamolo. Allora, il servizio realizzato questa mattina, parlé con Edoardo De Laurentiis, c'è anche una bella chicca che poi il servizio vi rivelerà. Grazie a voi. Scudetto, presidente. E Ciro? Ciro, Edo. Abbiamo già risposto ieri in conferenza, signori. Vorremmo trattare tutti quanti, no, ma se poi le volontà dei giocatori sono altre, non è colpa nostra. Ci stiamo lavorando anche a quello. Prima facciamo il calciomercato e poi parleremo di abbonamenti. Edoardo, dopo che hai trovato, l'ho appoggiato sulla macchina. Grazie mille. Aspetta, adesso arrivo per tutti. Grazie mille. A Marco. Vieni Marco, vieni. Confermi che la battuta del fratello era solo una battuta sul vendere il Napoli. Ma certo era una battuta, ragazzi. Eccole qua, dai. Ma la foto vicino a Edoardo. Edo, ci sono novità anche sulle maglie, quando arrivano. Bella foto per Edoardo, vicino. Le maglie? Ci daranno colpi di scena. Andiamo. Come ti chiami? Mattia. Edoardo, grazie. Mattia. Per Mattia. Arrivano con un colpo di mercato? No. Ragazzi, con calma si farà tutto. Vogliamo essere competitivi sotto ogni punto, sotto ogni aspetto. Cristiano Ronaldo? Preso a FIFA 2022. Ma l'anno prossimo si tornerà giù mai? Ci stiamo lavorando anche a quello. Era
è una grande famiglia ormai di Marco, no? Edo, una foto? Vai. Grazie, forza. A voi. Presidente, la vostra rosa competitiva per ogni Victor rimane competizione. Victor, sicuramente. Grazie. Sì, ancora non ha detto l'ultima parola, Presidente. Allora non è detta l'ultima parola. Lo chiami? Luigi. Luigi, passa un attimo avanti. Quindi Percino non ha detto l'ultima parola. Aspetta a lui, la palla l'abbiamo lasciata a lui. Scusami. Per chi dice a 16 cosa gli rispondi? Che fa sempre parte della famiglia il Bari, quindi non mi offendo. Posso dire un autografo? Grazie. Ma Di Bala può venire a Napoli? Chi lo sa? Le vie del Signore sono infinite. Beh, naturalmente era una chiacchierata, pur parlare che ci siamo inseriti, Carlo, un po' come i terzi incomodi, mettendo il microfono con grande discrezione, insomma, è qualcosa ha detto, no? Anche sugli abbonamenti, Carlo. Sì, siamo riusciti a strappargli qualcosa, come dicevo prima, perché alla fine ha detto al ragazzino di Dybala che le vie del Signore sono infinite, quindi non ha escluso un arrivo di Dybala. Ecco, Angelo, alle mie spalle stanno scendo i ragazzi dal campo. Sì. Puoi vedere Petagna, Zanoli, Fabian, Gaetano, Lozano che sta salutando. Sì, vedo. Guarda il pubblico entusiasta. Lozano, ecco Lozano. Ricordiamo, Carlo, che domani arrivano. E poi, Angelo. Altri calciatori arrivano domani. Sì, domani arriva Anguissà insieme a Unas e Rahmani. Bene. Perché Lobot che è arrivato stasera. Ma Angelo, una cosa importante, non so se Peppe lo sta inquadrando in questo momento. Puoi vedere seduti in panchina Spalletti e Giunto. Il colloquio sta continuando. Ecco, va bene, vedo che i tifosi inneggiano a calciatori che sono lì sotto. E naturalmente. Sì, il boato è per Mario Rui, eh? Ah, meno male, perché ieri Mario Rui è stato un po' beccato da qualche tifoso, così leggevo sui siti. Però fortunatamente Mario Rui è un calciatore che potrà dare sicuramente il suo contributo e potrà sicuramente apprezzare, no? Ma la sensazione è questa, Michele, da quando siamo arrivati qui Mario Rui è uno dei giocatori più acclamati. Sì, è vero che manca Osimhen, così come magari Koulibaly, però Mario Rui tra ieri e oggi ha raccolto tantissimi applausi da parte dei più piccoli, ma anche, dobbiamo essere onesti, a onore di cronaca, anche i grandi hanno applaudito Mario Rui. Ho sentito anche i complimenti per il taglio di capelli, adesso non so perché, però è tra quelli più applauditi. Certo. Anche se c'è stata una battuta, non so se l'hai sentita, perché sotto di noi prima c'era un gruppo che era un po' ironico, sono entrati Petagna e Mario Rui e hanno detto bene, uno fa i grossi e uno segna, sembra una barzelletta, invece noi ci auguriamo per il bene del Napoli che possa essere una gran bella verità, perché poi Petagna, l'ha detto anche ieri in conferenza stampa mister Spalletti, Petagna è importante per questo Napoli, così come sono importanti i cross, lo diceva ieri il mister, i cross che devono arrivare per Osimhen e soprattutto per Petagna se dovesse essere chiamato in causa come l'anno scorso, anche se ha giocato poco. Sì, Carlo, il problema naturalmente è sempre lo stesso, si comprano calciatori se però si cedono calciatori, perché la questione anche di De Lofeu, sentivo poi discutere altri colleghi stamattina, ne parlavamo, è relativa anche a Unas, se Unas va via De Lofeu entra, insomma c'è sempre questa outdesk che vige in casa Napoli, no? Sì Angelo, è così, sappiamo, lo dice anche sempre Pino, no? Quando è nostro ospite la sera, il Napoli ha impostato il mercato in questo modo, se c'è un'uscita c'è un'entrata, si va a colmare la lacuna provando ad aumentare il livello del reparto. Ecco, su De Lofeu io penso... Penso che, cioè, sono d'accordo con te, nel senso che non è vero, Giuntoli ha bleffato un po', non è vero che non c'è niente, Michele. Ah,
anch'io penso che abbia bleffato, e c'è chi si auspica davvero che sia stata una conferenza stampa un po' legata al gioco del poker, no? Dove c'è chi ha il punto vincente e va a bleffare magari con i suoi avversari. Speriamo che possa arrivare qualche nome importante che possa riaccendere la passione verso questa squadra, che possa sicuramente far bene per il Napoli. Io non dico che stamattina Edo De Laurentiis al bambino gli ha dato quella risposta soltanto per non farlo magari rimanere male. Secondo me Edo De Laurentiis in qualche modo ha lasciato presagire a qualcosa di importante che potrebbe accadere in maniera favorevole per l'arrivo di qualche calciatore importante per la piazza di Napoli. Ecco, intanto Carlo, abbiamo visto Lobotka salutato da tifosi entrare. Ricordiamo che quando ha fatto il suo ingresso in campo si è fermata la squadra dell'allenamento per salutarlo e per abbracciarlo. Quindi Lobotka, un giocatore di cui non c'è cenno da nessuno nelle formazioni base del Napoli, ogni tanto mettiamo un centrocampo e non lo mettiamo mai, e invece Lobotka è un calciatore che sicuramente sarà protagonista anche la prossima stagione, abbiamo visto come è stato determinato. Intanto voglio salutare Franchetto, sì, ti do subito la linea, Franchetto da Agropoli che ci scrive, grazie per le immagini che ci fate vedere, grazie Forza Napoli. Ancora un tifoso che dice: salve, pensate che in entrata ci sarà un colpo se siamo competitivi visto gli acquisti di Inter e Juventus? Grazie Forza Napoli. Beh, ci saranno sicuramente i colpi, Napoli allestirà sicuramente una squadra particolarmente interessante. Carlo, che volevi dire? Poi devo mandare la pubblicità. No, chiudevo il tuo discorso su Lobotka, che in realtà, anche se magari nella rosa iniziale, negli undici iniziali non lo menzionano, lui è uno dei pochi punti fermi del centrocampo. Anguissa, Lobotka e Zielinski non partono. Ringraziamo il collega che è con te, Carlo. Ciao Michele, grazie per essere stato qui. Grazie, grazie direttore, grazie ovviamente a TV Luna e a presto e Forza Napoli. Grazie, grazie anche a te, buon lavoro per la tua testata. TV Luna. Pubblicità, grazie, grazie, grazie a tutti i nostri amici sponsor, li vedete qui inquadrati nel totale, dammi un totale Federico, abbiamo i nostri sponsor, eccoli qua, quelli che hanno permesso la grande, grandissima spedizione azzurra qui a Di Malo, e un grazie va proprio a loro, la birra d'artigiana, c'è Euronic, ci sono naturalmente anche tanti sponsor, insomma, poi me ne parlerò personalmente più tardi. Ci fermiamo un attimo lì alla regia. Eccoci, 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 siamo in onda e adesso, chiedo scusa, stavo controllando ancora le ultime notizie, siamo in onda ancora a linea al campo di Carciato dove c'è Carlo Iacono, a te la linea Carlo. Sì Angelo, siamo ancora qui, tra poco usciremo però dal campo perché ci hanno già detto che devono chiudere. Sono qui con due tifosi però che hanno assistito all'allenamento, allora quali sono state le vostre impressioni? Ciao, sono Gianfranco, io sinceramente la vedo promettente sta squadra. Intanto abbiamo visto un po' i giovani, li vedo belli in forma, poi abbiamo visto l'arrivo di Lobotka che sinceramente fa gruppo, infatti hai visto si sono fermati tutti a salutarlo. Io vado un po' controcorrente, io sono molto fiducioso e credo comunque nel presidente. Perché? Beh, penso che come tutti gli anni ci tenga lì e qualche nuovo arrivo è probabile che possa. Scusami, vorrei capire. Dimmi. Va un po' controcorrente, ma perché c'è una corrente? Punto di domanda. Ok, dice il direttore, dice va un po' controcorrente perché senti che c'è una corrente che va. Sento un po' le voci di tifosi, insomma, che sono polemici, non so cosa vogliono. Io però sinceramente so che comunque da diversi anni che il presidente ci tiene lì. Poi è normale, insomma, l'ambizione dello scudetto è in tutti noi, però ci sono anche altre squadre, quindi sinceramente va bene così, anche quest'anno diremo la nostra. Tu dello stesso avviso? Assolutamente no. No, non sono dello suo stesso avviso e temo che ci sia una situazione, cioè stanno parlando di tanti giocatori che potrebbero andare via, che non so, che sono in scadenza, e quello mi preoccupa effettivamente. Poi la società non è che abbia tutta sta fiducia, in tutta onestà, però siamo sempre qua perché purtroppo questa è una malattia che ci abbiamo col Napoli, che siamo innamorati. Ma non sono ottimista come lui, purtroppo. Noi
noi stiamo facendo un gioco, indovina cosa? Cosa si sono detti Spalletti e Giuntoli per almeno 20 minuti e stanno continuando, se Peppe riesce a riprenderli in panchina con Spalletti davvero affranto? Cos'è che Giuntoli ha detto a Spalletti per renderlo un uomo distrutto come lo vediamo? Io sinceramente non ricordo uno Spalletti bello pimpante, questo è proprio la sua personalità. Io dico, stanno pensando un po' a qualche acquisto giusto per far contenti i tifosi, però io le ripeto, secondo me il gruppo va bene, insomma, ora che arrivano anche i nazionali, secondo me possono far bene anche quest'anno. Lo scudetto è un punto interrogativo, però va bene così. Per te cosa ha detto? Magari ha detto a che punto sono i rinnovi di Koulibaly e Fabian e la situazione di Mertens, e diciamo, se dovessero sistemare queste tre situazioni ci metteremmo già molto molto a posto. Grazie mille. Stiamo facendo fanta informazione, perché certo non sappiamo quello che si dicono, magari sì. Un momento di relax. Tutto qua. Anche perché queste discussioni penso che le faranno in qualche riunione tecnica o in qualche riunione organizzativa in albergo, comunque a meno che non ci siano grosse novità. Insomma, riferirsi e confrontarsi. Angelo, però la sensazione è questa, lo sai? Sì. Beh, sì. Ce ne faremo una ragione, che dobbiamo fare alla fine, sono dobbiamo indagare per cercare di capire la verità. Indaghiamo anche, proviamo a indagare, anche se è molto difficile sapere poi tante cose se non nei momenti di dibattito pubblico come quello di ieri sera. Intanto amici telespettatori, c'è una telefonata, andiamo al telefono. Pronto? Buonasera direttore. Buonasera a te. Volevo farti, io sono Nicola da Torre Annunziata. Nicola, ti ho riconosciuto, buonasera. Ti volevo fare solo una prima cosa, un complimento. Grazie. Complimenti per il taglio di capelli, di Luadrician Nagul, questo taglio di capelli, sei benissimo. Ti ringrazio. E poi volevo parlare un po' del Napoli. Vai. Volevo dire, ieri in Napoli, i dirigenti del Napoli si sono esposti, hanno detto che vogliono dare per 5 anni 30 milioni a Koulibaly e lo vogliono fare entrare in società. Sì. E a Mertens, che è un panchinare che parte dalla panchina, 2 milioni e mezzo all'anno, per 2 anni sono 5 milioni. Sì. Ma questi giocatori, ma quanto vogliono prendere all'anno? Non ho capito. Io dico solo una cosa, in Italia dobbiamo tutelare i calciatori italiani, perché stiamo fallendo noi in Italia. E in Italia molti stranieri non sono all'altezza della situazione, ci stanno pochi campioni in Italia come stranieri. Non è che poi alla fine ci devono ricattare, ma su Koulibaly quando vuole, più di 30 milioni per 5 anni, fino a 36 anni. E poi non diciamo sempre il presidente li vuole dare i soldi, lo dobbiamo dire in televisione che il presidente prenderà altri 2-3 giocatori fino alla fine del mercato, perché vuole fare una grande squadra. Soltanto che questi calciatori che dicono che amano la maglia, non la amano la maglia, amano i soldi, direttore, questo volevo dire. Ti ringrazio. Grazie a te, vabbè, hai uno sfogo tuo personale. Adesso stiamo vedendo ancora Spalletti seduto lì, però rimarrà lì per un altro po', poi farà rientro gli spogliatoi. Io infatti chiederei adesso a Peppe, ecco, infatti, di portarsi fuori dal campo per magari ascoltare qualche altro ospite. Dicevo, oggi Carlo Iacono è stato sempre nelle zone distanti lo stadio e ha formulato alcune domande ai tifosi e gli ha chiesto se aveste modo di parlare col presidente De Laurentiis, voi che cosa gli chiedereste? È una domanda interessante. A proposito di cose interessanti, vi ricordo che domani, lunedì, arriverà anche il nostro Lucio Pirri in compagnia anche qui, e naturalmente sarà qui con i suoi ospiti alle 21, quindi tornerà anche Lucio per un paio di giorni a stare con noi. Lo saluto affettuosamente. Sì, allora, vi dicevo, domanda ai tifosi su cosa chiederebbero a De Laurentiis. Vediamo. Il
Ieri abbiamo assistito alla prima conferenza del Napoli di Spalletti, in sala stampa c'erano sia l'allenatore di Certaldo che Giuntoli, hanno risposto alle domande dei giornalisti, mancava De Laurentiis che arriverà invece lunedì, tra la notte di lunedì e martedì qui a Di Maro, e sicuramente rilascerà qualche intervista, ma non lo farà parlando con i tifosi. Quindi il nostro intento oggi è cercare di capire, tutti i presenti qui, cosa chiederebbero a De Laurentiis se avessero la possibilità di parlarci. Andiamo a vedere, andiamo a intercettare qualche tifoso, venite. Ha la possibilità di parlare con De Laurentiis, cosa gli chiede? Una sola domanda, o cosa gli dice? Di fare un grande Napoli, di non ridimensionarlo, di portare Dybala. Di cercare di... perché gli anni sono passati, adesso penso che qualcosa si dovrebbe vincere, perché non se ne può più, insomma. Stiamo facendo dei grossi passi in avanti, diciamo, per tutto, però arriva un certo punto che bisogna alzare un po' l'asticella. Il Napoli questo sarà, ci dobbiamo regolare con questo che abbiamo, anzi qualcuno buono va via, ma non viene, ve lo garantisco io. Facci sognare, portaci Dybala, almeno quello penso che noi ce lo meritiamo, siamo qua, va bene Koulibaly, va bene che non hai rinnovato Insigne e tutto, però almeno il sogno... Io ti chiedo solo di farci competere per quest'anno, almeno per lo scudetto. Come prima cosa, prendiamo Koulibaly, perché non possiamo perdere un difensore così, perché andiamo a rovinare la nostra difesa, e soprattutto poi dobbiamo rinnovare Mertens, perché è il nostro simbolo, dopo Insigne non c'è nessun altro che può essere la nostra bandiera. E poi gli acquisti. Come mai non rinnovi subito Ciro? Non gli dai il giusto rispetto, perché comunque ha dato tanto per la nostra piazza e ha dichiarato veramente tanto amore. Per cui io lo accontenterei sinceramente. Aurelio, fai un acquisto di quelli che si possa sentire, perché questa piazza se lo merita. Migliorare la comunicazione. Vorremmo essere trattati un po' meglio. Ha fatto tantissimo in questi 18 anni, però ci manca la ciliegina. Lo scudetto, più che altro. Rieccoci nuovamente collegati con Piazza Madonna della Pace, c'è subito un telespettatore in linea, pronto? Caro Angelo, buonasera, sono Mario, ci siamo sentiti ieri. Buonasera Mario. Interrompere per la conferenza di Spalletti. Sì, vai. Molto sincera. Allora, io penso che di farsi il problema più grande, Koulibaly sono convinto che ce ne andrà, perché anche lui ha fatto una scelta economica, non so al Chelsea, no, dunque sì, ma se ne andrà, perché con tutte le profferte che ho sentito la conferenza stampa di Giunti e Spalletti, io penso che non accetterà. Quindi l'unica cosa, dovrebbero, come dire, velocizzare le forme contrattuali che Napoli intende portare a progetto, perché se no anche il giocatore dell'Udinese, come si chiama, adesso è scocciato di aspettare, si rivolge alla Fiorentina e noi arriviamo sotto sotto e qui rimaniamo col cerino in mano, come si dice. Tu che ne pensi? Ti rispondo in televisione, grazie, grazie. Ti Mario. Abbraccio. Grazie, beh, la penso effettivamente come te, è una ipotesi giusta quella che fai. Però noi confidiamo sempre in quelle parole che ha detto il presidente: proveremo a vincere il campionato. Per farlo bisogna allestire una grande squadra. Una grande squadra significa prendere un grande leader e poi, perché no, trattenere quelli che magari, ecco sì, potrebbero poi sfuggirci di mano per zero lire. Questo è importante. I tifosi si aspettano qualcosa, almeno di competere con Juventus e Inter. Questa squadra può competere con Juventus e Inter così com'è? Io credo di no. Credo che c'è bisogno ancora di qualcosa da mettere insieme. Vedo le telecamere lì inquadrate giù al campo, non vedo però ancora inquadrato Carlo Iacono per dargli la linea. Vi ricordo anche che c'è la possibilità di scrivere dei messaggi, c'è il numero di sovrimpressione, questo è il tablet nel quale poi arrivano e io li leggo, quindi chi non riesce a prendere la linea sul 393 14 14 14 3 può mandare un messaggio. Saluto tutti quelli che ci guardano via streaming tvluna.it e saluto tutti quelli che ci guardano attraverso il canale 808 di Sky in tutta Europa. Vedo che stanno preparando ancora, c'è un'altra telefonata, pronto? Pronto?
No, non c'è ancora la telefonata. Pronto. Eccoci, pronto, buonasera. Pronto, buonasera. Prego. Voglio dire soltanto una cosa. Noi abbiamo abbiamo il mercato Insigne. Sì. Però nel tempo. Sì. Oggi come oggi, anche con le Stampelle in mezzo a campo. Stampella. Perché lo merita. Lo merita. È stato un grande ed è un grande. Va bene, grazie di questo appello ulteriore su Mertens, ci telefonate tutti quanti per Mertens e giustamente lo volete in campo, però io vado la linea subito al campo di calciato, do la linea a Carlo Iacono. Carlo. Sì Angelo, sono con un tifoso sfegatato del Napoli, un senatore di Di Maro, perché noi ci incontriamo sempre qui, e Giuseppe. No, no. Giuseppe, in studio si diceva questo Napoli può competere con Inter e Juventus? Ma stando al campionato appena concluso così come siamo, sicuramente sì, però tocca capire un attimino se questo immobilismo sul mercato al netto del Giorgiano e di Olivero continui o meno. Nel senso che comunque stiamo vedendo che le altre facendo parte del gruppone là davanti si stanno rinforzando e rinforzando in modo importante, insomma gli acquisti di Pogba, di Maria della Juve, il ritorno di Lukaku all'Inter non ci devono spaventare, però sicuramente devono spingerci a fare qualcosa di importante anche noi sul mercato. Tu mi hai detto che hai osservato l'allenamento, sì. Ti chiedo, non so se hai visto il colloquio molto lungo che c'è stato tra Spalletti e Giuntoli, con anche dei gesti, no, che non lasciano intendere nulla di buono. Ma penso che lo abbiamo notato tutti quanti, quindi sta cosa ci preoccupa sicuramente, perché probabilmente si è parlato di qualcosa in uscita e qualcosa che non fa piacere a Spalletti e sicuramente non farà piacere neanche a noi. Spero che sia solo un'interpretazione sbagliata, ma il timore è che possa essere quello. Grazie mille. A voi. A presto. Bene, Carlo, allora noi ci avviamo alla chiusura, perché fra un po' c'è anche l'aperitivo di Dele Paciello, quindi ti ringrazio per il lavoro svolto, poi ci vediamo stasera alle 21 come di consueto qui in piazza per fare un bilancio complessivo di tutta la giornata. Vedo che ci sono i tifosi alle tue spalle che stanno aspettando i calciatori per gli autografi, ma soprattutto aspettano chiaramente qualche colpo di mercato, diciamolo chiaramente. Ci vogliono rinforzi per questo Napoli. Grazie Carlo per essere stato con noi. Grazie sempre a te Angelo, a presto, ci vediamo dopo. Ok, ci vediamo su in piazza, grazie allora anche a Carlo Iacono. Allora amici di TV Luna, sappiate che il programma è vastissimo stasera, fra un po' aperitivo con Dele Paciello, poi con me. Alle ore 21 insieme ai nostri ospiti Pino Dormina, Carlo Iacono, ci sarà anche il presidente dell'ente idrico campano Luca Mascolo, ma ci saranno anche altri ospiti. C'è l'ultima telefonata e poi diamo la linea alla regia. Pronto? Pronto, buonasera, sono Antonio da Napoli. Antonio, hai 30 secondi, prego. Sì, e io volevo dire soltanto una cosa: se io fossi il presidente manderei via tutti coloro che non vogliono restare nel Napoli, altrimenti il prossimo campionato sarà una lotta interna dello spogliatoio che non lo possiamo nemmeno avere una concezione. La ringrazio. Grazie, sono con te in questa cosa, bisogna essere attaccati al Napoli, alla maglia e soprattutto al progetto degli azzurri. Bene, io chiudo questo programma stasera, vieni un attimo qua, vieni al volo. Dai che così lanciamo subito il tuo programma fra 10 minuti in onda. Ciao Delia. Buonasera direttore, buonasera a tutti gli amici di TV Luna, siamo pronti. Stasera si torna ai giochi, si torna ai brindisi, sì, a tutto, vero? Sì, è vero. Ieri c'è stata una puntata speciale perché abbiamo lanciato la conferenza stampa di Spalletti. Oggi ancora tanti argomenti di cui parlare perché abbiamo raccolto le dichiarazioni di Edo De Laurentiis, le abbiamo beccato fuori lo stadio, ma ne parleremo poi in maniera più approfondita nella seconda serata, perché aperitivo è velocissimo. È un gioco con voi, tanti premi, quindi ci dedichiamo a questo aperitivo insieme qui da Di Maro, ma poi continueremo ad approfondire gli argomenti calcistici nella seconda serata. Continuerai tu dalle 21 e poi seguirò io alle 22:45. Bene, seguite aperitivo fra 10 minuti qui dalla Piazza Madonna della Pace. Per il momento è tutto, linea a Napoli. Non poi girate canale, arriviamo. State qui, ciao.